Adesso ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. C'è vento però, Buongiorno. Buongiorno, Mizza, che ancora ti vedo. Buongiorno a tutti. Ieri sera, stamattina. Nel frattempo abbiamo mangiato, abbiamo bevuto il prosecco. Sì. Però basta dopo per un po' di giorni. Basta. Poi dobbiamo lavorare. No, attendiamo un attimo che ci facciamo il solito proloquio prima che arrivano tutte le notifiche. Allora, intanto già ho visto che uno ci chiedeva se siamo qua anche domani. No, nel senso, che datori di lavoro, cioè, qualunque cosa ci hanno obbligato a tornare sul luogo di lavoro. Poi oggi come cosa ringraziamo la Federazione di Mare, esatto, la sezione provinciale ci ospita a pescare Ostiglia, che è la zona 5, dicevamo, sì, il tratto numero 5. Che ospiterà le diverse. Ok, vedo che stanno arrivando piano piano. Dateci un check audio. Ho chiuso un occhio aperto, che c'è un po' di sole c'è, va, viene. Aspettiamo un secondo ancora. Quindi abbiamo fatto praticamente ieri, potete vedere la preparazione pre-gara, sì, di Marco. Pre-gara, che tra l'altro, ho visto che uno ha commentato se non era da bagnare di più la pastura perché la terra legava. Ma stamattina abbiamo ripreso un po' la pastura, poi la terra l'abbiamo aggiunta un secondo tempo, diciamo anche che abbiamo leggermente un po' sbagliato oggi, però hai allungato, però ti hanno detto che era un po' asciuttina, quindi vuol dire che il segreto che dopo sveleranno, quindi nell'errore forse l'abbiamo fatta giusta, ecco, già vedi. Vediamo. Che ci ti insultano, che dice qua io lavoro e Marco pesca, meno male che ogni tanto si pesca così. Va bene, allora dai, intanto che aspettiamo ovviamente abbiamo iniziato, poi io non perde, cioè la ridiretta rimane, quindi noi partiamo adesso che facciamo tipo una simulazione gara, però aspetta che qua guarda qua allora, quanta gente. Con chi ci ospita oggi? Umberto Dall'Acqua, responsabile. Buongiorno. Della sezione provinciale di Mantova e presidente della sezione provinciale della FIPSAS di Monza, Roberto Zanna. Quindi dall'autoctono all'octono. Sì, però siamo più autoctoni anche noi ultimamente, no? Sì, Robin. Sempre qua. Noi passiamo l'80% qua all'octono. Vai, allora, cosa vuoi guardare? Lo siamo, Umberto, l'abbiamo già detto, no, però facci una... In Ostiglia, in quinta zona, dove domenica ci sarà gli stage femminili, e praticamente è il primo pezzo di Ostiglia, forse il più bello, dove c'è un prato inglese, si può dire, e non c'è bisogno di pedana perché siamo quasi a pari all'acqua a pescare. Molto pescoso. Si arriva comodi con la macchina, dopo lo facciamo vedere, tutto pulito, perfetto. C'è un po' di vento qua. Okay. Oh, spero che mi sentiate bene, non avete dato un check, però va bene. Ok. Allora, ho visto che c'è anche una ragazza a provare oggi. Sì, perché come diceva Umberto, c'è lo stage del nazionale femminile. Okay. C'è Anita Gavrini. Esatto, che è qui a provare. È appena iniziata la stagione, quindi avete già fatto... Abbiamo già fatto di gare noi a livello provinciale, un provinciale a coppie, e domenica scorsa un provinciale a Monza con ottimi risultati. Abbiamo qualche peso da dare? Quanto domenica hanno vinto con una box con 10.000 in assoluto. Beh. 10.000 rotti, e quello a coppie, provinciale a coppie, un assoluto di 8.000 e qualcosa. Poi più nel futuro altri eventi di Mantova? Domenica prossima abbiamo il provinciale squadra, la Serie C. Partirà dalla zona, la quarta zona praticamente disabili, chiamata disabili, perché qua appunto ci sono gli stage e quindi noi partiremo da là e utilizzeremo tutto il resto del campo gara. Ci sono circa 160 concorrenti, più o meno, perché non abbiamo ancora definito bene i numeri, stanno arrivando le iscrizioni adesso, in questi momenti, in questi giorni, e quindi non possiamo dire il numero preciso. Esatto. Allora Antonio ci dice di coprire il microfono dal vento, in realtà il microfono ha anche il topo antivento, però si è alzato un vento talmente forte che Antonio non possiamo fare, cioè non si può fare, noi perché c'è su anche l'antivento del microfono. Poi possiamo sempre mettere le nutri che sono... Sì, esatto, magari una nutria, per questo che il ratto qua, il gatto. Passiamo a Monza? Sì, siamo a settimana a seguire, siamo con Monza. Esatto. Inizia la stagione agonistica a squadra di Monza, no? Esatto, il 29 noi siamo qui, sempre in campo 5, 4 e 2, siamo circa 144.
invece abbiamo fatto l'esordio, diciamo, dei campionati di quest'anno, quelli individuali, a Revere, un campo che abbiamo, come si può dire, non riscoperto dopo una quindicina d'anni, no? L'hanno sfoggiato, sfoggiato. Sono stati i primi a... Esatto, niente, il pescato medio di domenica scorsa è stato di 1400 grammi circa, cada uno, assoluto 4008, che tra l'altro era il papà del nostro Marco. Marco. Sorteggio favorevole. Sorteggio, quello che è. Niente, e noi per il resto della stagione diciamo che tutti i mesi siamo qua, una o due volte siamo a Mantova. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare la sezione di Mantova che è sempre disponibile per... Ormai c'è un gemellaggio ormai. Ma io proporrei un gemellaggio, il problema è che sono i chilometri. Quello è vero. Come niente. Allora, noi abbiamo detto che oggi facevamo una specie di gara. Sì, abbiamo l'opportunità di metterle in asse oggi. Quindi, partiamo? Partiamo, dai. Iniziamo. Voi iniziate a pescare, ora via la pasturazione, okay, poi noi... Noi iniziamo un attimo dopo. Allora, stavo vedendo, è purtroppo il topo qua, c'è un vento infame, ma non poteva stare come prima che non c'era. Cioè, no, è praticamente diretta, certo. è stato di più il vento. Niente, neanche col pompone qua riusciamo a fare... Più di questo non riesco a fare. Prendiamo una mossa e prepariamo un po'. Sì, perché poi dopo fai finta di non pescare, perché dopo dici sono partito dopo, no? Capito? Allora, speriamo che scendendo da qua, no, però il telefono prende. Adesso diamo un occhio di non perdere il segnale. Aspetta un secondo. No, andiamo alla grande, prende anche 5G. Allora, andiamo a preparare due cose rapide. Allora, andiamo... vi rimandiamo al video di ieri per vedere cosa è stato fatto, ma... Adesso abbiamo preparato le esche sul tavolino, abbiamo la terra dove andremo a inserire un po' di fuil. Non andiamo a inserire tutta la quantità di fuil, il fuil come potete vedere è già stato prescollato con della terra secca. Andiamo un po' così che magari c'è, no, dall'altra parte, così, c'è il sole, benissimo. Andiamo a dividere un po' il fuil. Intanto gli altri cominciano a pasturare. Pasturazione. Mettiamo un po' una dose di fuil, così cerchiamo di dividerlo al meglio. Ok, allora adesso come ci comportiamo? Andiamo prima a preparare le palle di pastura dove faremo il grosso fondo iniziale. Ovviamente tu lo stai facendo adesso, gli altri l'hanno già fatto prima. Però noi dovevamo farlo vedere. Quindi abbiamo della pastura, come abbiamo detto, con già inserita la terra. Andiamo a preparare delle palle abbondanti, non c'è, perché vedo, o meglio sento che stanno pasturando tutti la mano. Sì, praticamente come si suddivide la prima pasturazione iniziale fatta a mano, buttiamo delle palle anche un po' abbondanti, che è il grosso fondo. Esatto. Non aggiungiamo esche, le buttiamo così, pastura schietta. Pastura e terra, ricordiamo che avevamo preparato pastura ieri sera e stamattina abbiamo integrato con 2 litri di terra. Allora prepariamo un po' di palle. Due palline. Sono agguerriti dietro, sai, sì, che, sì, sai che ce l'hanno con te. Ciao a tutti, visto che salutate, poi dopo giro. Molti saluti. Fischia come sei. Dai Marco, schiaccia qua, ti dicono, su, schiscia. Abbiamo preparato circa 6 palle un po' grossine. Ok, adesso scusa. No, fa nulla. Allora, adesso prepariamo. Io mi comporto così, preparo un pelino di pastura dove ci inserisco 4 eschine, 2 casterine, giusto 2 pinchini di numero. Una smucinata, come dice, sì, una
puoi prendere risolino di fuir, tengo una bacinella libera dove faccio tutti i miei miscuglini che mi vengono in mente, vado a preparare qualche pallina da scodellare. Qualche filo di fuir. Un saluto a Bruno da Tony della nuova Diogent. Salutiamo tutti. Noi salutiamo tutti. Allora vado a preparare 5 palline di questa pastura con un po' di fritto misto. Ecco, questo allora, polpetta gustosa. Comporto così, faccio questo fondo abbondante, inizio di solo pastura, la tiro con le mani e creo quella mia zona di pasturazione, poi concentro con lo scodello la zona dove vado più a pescare con le palline, le palline, diciamo le polpette appetitose. Allora la terra non la sto, non l'ho bagnata ancora, l'ho tenuta, non dico solo asciutto, ma comunque una bagnatura non abbondante per cercare di avere, facciamolo vedere, riesci a avvicinarti? Certo, ho visto che qualcuno voleva partecipare. Aspetta, esci un po' che c'è il sole, esci un po', bellissimo, bravissimo. Però, verde vaso sotto. E lo so, da un attimo, allora. Dai, da inquadrare. La terra, come vedete, prende subito. Aspetta che metto, ecco, metto a fuoco, perfetto. E faccio queste palline che andrò a scodellare e sul fondo creano un'azione repentina. Adesso farla vedere è un po' dura, però sì, perché poi qua l'acqua è un po'... Non sto a modellarla molto con le mani, do 4-5 strette la palla. In modo tale che quando teoricamente va giù si apre abbastanza. Tocca nel fondo e rilascia andare su. Rapido. Quindi abbiamo fatto 5 palle di pastura, adesso vado a preparare 6 palline di terra. Poi in gara, in base alla quantità di pesci che pensiamo di andare a insediare, possiamo anche aumentare la quantità di fondo. Adesso siamo in prova, non facciamo una cosa super ricca all'inizio, così vediamo un po' cosa, pian pianino cosa andiamo a trovare. Allora dai, facciamo il fondo. Copro tutto. L'importante consiglio che voglio dare è per chi si approccia all'utilizzo del verde vasa, fai vedere qui Andre. Aspetta, che stavo... E di cercare di tenere il verde vaso in tanta acqua. Praticamente piena la bacinella, piena. Hai fatto. È un'esca molto delicata, quindi ha bisogno di tanta acqua. Magari in gara anche dividerlo, metterlo un po' all'ombra e tenerlo diviso. Ok. Allora, vado. Andiamo a fare il fondo, prendiamo una punta. Vado un po' indietro così ti vediamo bene, quindi se devi parlare urla. No, se lo dici. Esatto. E adesso vai a bombardare. Vediamo se sei preciso, adesso ti danno il voto, eh. Beh, sì, dai. Sta bombardando qua. Sì, dai. Bisogna avere un voto qua per la precisione, ma comunque faccio notare che fino a un quarto d'ora fa c'era un filino di vento. Adesso viene fuori. Finito il bombardamento. Posso mettere la mano anche davanti, ma purtroppo non cambierebbe molto perché c'è tanto vento. Qui mi sa
sa che neanche il pompone gigante avrebbe fatto. Purtroppo si è alzato, ha fatto via le nuvole, si è alzato il sole e si è alzato il vento. Se sei preciso e concentrato, guarda lì. Cioè, uff. Cioè, almeno c'è un po' di handicap, no? Cioè, sai, un po' di fatica oggi. Volevi averla facilitata la pesca. Andiamo a fare il giro. Perché deve fare questa rottura? Ci siamo? Ci siamo. Ho dato giù abbastanza cibo? Allora, come peschiamo? Allora, partiamo con un galleggiante da 1,5 grammi. Ok. Visto che l'acqua non è ferma. Come appoggio sondato con questa parte del galleggiante fuori, ok, quindi all'incirca sarò appoggiato tanto così. Perfetto. Madonna, ci andrà a fare un po' di scatole. Vediamo subito a innescare del verde. Perfetto, quindi fondo hai più o meno, non ho visto che hai buttato in acqua. Cos'è, 1 metro e qualcosa, non tanto, circa 1,70 metri. Sì, tra l'altro abbiamo la corrente che va verso sinistra e il vento che va verso destra, oltre il riflesso, e non è facile. No, vabbè, veramente. No, veramente non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Vabbè, ok. Vabbè. Prima calata, prima pesce. Complimenti. La nostra brevetta cavolatissima, voilà, vai. Oh, se si dice chi ben comincia ben comincia. Oh, vedi che cominciano. Vediamo se è stato solo la botta di chiappa iniziale, perché sei proprio bravo.
fino a là mi sa che non lo vedete, perché già è faticoso vederlo a occhio nudo. Troppo. Oh, vabbè! No, allora, 2 su 2, subito così. Allora, vogliamo... Subito così. Dire 2 cose al volo. Così siamo troppo fatti. E non abbiamo pasturato prima, però... No, è vero, abbiamo deciso di farlo in diretta, per come se fosse una, diciamo, tra virgolette, una gara. Una corrente minima, probabilmente si potrebbe pescare anche più leggero di 1,5 grammi, però abbiamo scelto di partire con 1,5 grammi, visto anche il vento fastidioso e un galleggiante un po' più pesantino ci permette di tenere la lenza molto dritta. Allora, l'azione di pesca la stiamo strutturando così: incagliamo il galleggiante leggermente a monte di dove avevamo pasturato. Adesso il pesce è sicuramente in frenesia, visto che siamo qua in pochi, e già 2 volte che appena il galleggiante arriva sulle palline che abbiamo buttate col fuil, troviamo subito la mangiata. Adesso vediamo, se fai 3 su 3 però me ne vado subito, me ne vado subito se fai 3 su 3. Aspetta che arrivo. Vai, parlo. No, già è faticoso farsi sentire. Sì, già. Allora, cerchiamo di non calare galleggiante in un modo repentino, ma di calare l'ultimo pezzo di lenza. Di accompagnarlo. Di accompagnarlo sul fondo per disturbare meno questi pesciolini molto sospettosi. Ah no, è il 3 su 3, non ce l'hai. Shishata. Oh, cacchio. Faccio un giro subito, però il dubbio che l'esca, siccome sì, un'esca molto delicata, si sia già rovinata. Là cominciano i rosari per le mangiate lisciate. Ecco, comunque adesso sì, veramente sta scaldando di brutto. Sì. Meno male che c'è un po' di vento, perché sennò ci saremmo qua già a 40 gradi. Però si sta bene adesso, nonostante sto vento. Niente, no, devi cambiare, devi cambiare. Subito lei. Cambia, cambia. Cambia, cambia. Eh sì. Ce n'erano 2, ha già portato questo qua praticamente. Tirato via quasi, diciamo, succhiato tutto. Dai, stiamo dando un buon aiuto a chi farà la gara prossimamente. Speriamo. Speriamo. Siamo qui per questo. Voilà. Vediamo. Guardalo lì! Vabbè, quasi 3 su 3, Quasi. Un'arbora! Non ci credo, che bella! Cacchio, un po' che non le vedo. Io. Questa zona solitamente è molto ricca di arborelle. Che entrano dal posto, quelle arborelle che prendono, diventano grosse. Grosse. Sembrava calarsi un attimo, invece non ci ha fatto la finta. Ci ha fatto la finta di un po' di secondi invece. Oh, dai, ti faccio l'ultima e poi vado a rompere le scatole degli altri. Poi torno da te, ti lascio qua. Visto che abbiamo tanti ospiti oggi. Tra l'altro, di là ha vinto l'altra gara, no? La prima gara del provinciale. Siamo un po' in difficoltà col vento. Sì, vedi. Non ti fai muscolo, giusto con le tue. Non è proprio facile. Sono due folate che. Esatto. Già, vado allora dal vincitore del provinciale. Cos'è? Settimana scorsa è stato? I box.
Porca! Aia! Ma io, noi andiamo lì lo stesso, giusto per tampinare. Buongiorno, eh? Allora, mi dicono reduci da una vittoria. Quando? Settimana scorsa? Ecco, quindi qua aspettiamo un po' di segreti qua. Allora, vediamo come anche tu. Un morto. Galleggiante da? Ah, anche tu, quindi vai a uguale a Marco. Sì, che tra l'altro fino a neanche 10 minuti fa niente, giusto perché abbiamo iniziato la diretta a pescare, doveva fare vento. Ah, pure. Beh. Poi con quelle manciatine lì non è neanche facile. Sì, esatto. Totale chili della gara che hai fatto? Eccolo lì. Beh, abbiamo portato fortuna. Bravo, adesso mi ha una mezz'oretta. Ah, boh. Allora. No, allora abbiamo portato sfortuna. Guarda, una bella sbavata lì. Sì, era una bella sbavata. Eccola, guarda che ha lasciato lì il marchio di fabbrica. Va bene, vediamo un po' qua di spionare qua esche come Marco. Cosa sono sullo stato ormai per le mani da vicino. Oh, torno dopo. Vediamo là, che ho visto che là era i box prima. Qui c'è un piccolino così. Vabbè. Allora, prima era i box, adesso è semi ai box. Andiamo a vederlo. Allora, visto che peschi con anche tu un grammo e mezzo, tutti più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. Marco, ti sei fermata da quando me ne sono andato? Ah, allora non è la mia presenza che porta fortuna. Potevi dirmi sì, che mi rendevi felice. Eh sì, non è facile proprio. Mamma, che folate. Mannaggia. Eccola lì. Non è facile, non è facile. Faccio il giro di tutti, che oggi siete tantissimi, siete tutti a pescare. Aspetta che qua c'è Marco che mi vuole uccidere con la ruba. Andiamo in zona, andiamo di qua. Vediamo se qua è cambiato qualcosa, ma vedo comunque stesso galleggiante. Uguale, un grammo e mezzo? Orca, 2 grammi, dai, allora. Sì, perché diciamo prima che il vento va da una parte, la corrente va dall'altra.
riflessi, perché ho tarato al millimetro qua. Se non ci fossero le onde sarebbe giusto. Sarebbe giusto. Vado a fare il giro di tutti, andiamo dal presidente, è concentrato e non devo rompere le scatole. Come mai? Anche qui con un grammo e mezzo, un grammo, qui siamo più bassi. Vediamo che c'è in palio lo spritz. Essenziale. Un prosecco che sia. Sempre sbagliato. Ma infatti dicevo che fino a che un quarto d'ora prima che iniziamo la diretta, tutto a posto. Poi è iniziato a pescare la diretta, doveva alzarsi il vento. C'è il tendone per non far vedere i segreti. Mi hanno detto che qui bisogna estrapolare i segreti maggiori, qua così. No, ce ne sono. E questo già è un segreto. Sento che dicono che l'acqua si è abbassata. Da quando abbiamo cominciato è ancora molto vicino. Aspetta, i giorni scorsi si è abbassata. Giro. Qui stiamo dando dentro un po' ancora di pastura. Dicono di là che dopo aumenta. Aumenta ancora il sì, dito? Sì, dicono. Adesso già difficoltà 7, 8, anche 9. Se aumenta arriveremo a difficoltà 12. No, dai. Allora, vediamo qua. Qua come... Niente, io sto pescando con...
Oh, la vela qua! Sì, quindi cambiamo. Non è neanche una vela, è un rombo. Eccola lì, sì, adesso la vedo. Rombettino. Io riesco soltanto a Bigatti per vedere se vi stai considerando. Abbiamo detto che ci sono abbondanza di pesci, vediamo. Morto. Vediamo, sempre morto. Bocconcino pieno. Si cerca il pesce grosso qua. No, più che grosso selezionare un momentino, visto che hanno già preso 5 o 6 belli. Qua è concesso, dai. Ta 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 ta. Qui invece vedo che andiamo con un galleggiante anche qui. Da quanto peschiamo qua? Un grammo. Allora siete più o meno tutti tra il grammo e mezzo. Con palline piccole sotto perché con fatica le mangiate sono veramente piccole. Piccoline. Diciamo che facciamo un bel laghetto, vedi come siamo tarati. È proprio al millimetro. Bolla. Tu addirittura hai una stina nera. Sì, forse sì, fatto meglio perché la vedi forse di più. Guarda le tacche. Andiamo a vedere giù in fondo. Giù in fondo. Qui abbiamo. Qua già abbiamo aumentato la taglia. Basta aver la pancia. Ah, è per quello. Ah, beh. Adesso vediamo con quanti grammi peschi. Oh, un grammo e mezzo. Un grammo e mezzo, ok. Là intanto vediamo che c'è una ragazza che sta provando. Che lei. Prendono. Piccole però. Sì. Per ora piccole. Con i morti, sì. Ah, adesso è il video. Ok. Qua c'è addirittura un micio. Questi sono anche infami da slamare perché forano in maniera allucinante. Bene, ritorno da Marco. Andiamo dopo avanti,
Allora, qui giù in fondo un po' più d'Italia ci stanno, eh. Qui come siamo messi? Tra l'altro notavo che molto, ma anche te, magari qualcuno lo sa, ti faccio vedere il braccetto lì che hai messo. Cos'è? È un segnalatore per l'altezza dell'acqua. Così puoi vedere. Se si alza, se passa. Aspetta, aspetta, tira, tira. Tira, tira, tira. Spiegavano che quando varia la velocità dell'acqua, visto che è regolata da una chiusa, varia anche l'altezza dell'acqua. Quindi questo segnalatore ci aiuta a darci indicazioni, visto che stavo pescando appoggiato. Esatto, così puoi regolare. Se dovessi alzare l'acqua vado a regolare il fine. Molto, oh, ma comunque l'hanno presa seria, perché sono tutti straconcentrati, eh. Parlano poco, l'hanno presa proprio seria. Hanno tutti molta voglia di pescare. Proprio molto seria. Non avevo dubbi che doveva partire proprio quando iniziavamo la diretta, sai? Meno male che abbiamo deciso di anticiparla, perché sennò mi hanno detto che dopo aumenta ancora di più, quindi se la facevamo sulla tarda mattinata mi sa che eravamo fregati. Niente, adesso un po' di gente c'è, poi la guarderanno dopo, ma perlomeno riusciamo a sfruttare il momento non troppo ventoso. Tac. Beh, questa dai, cominciamo. Concentrato, che ha paura di perderle. No, paura di rovinare. Pensavo che era un po' più piccola. Allora, abbiamo montato un elastico dell'1 e 2 ibrido. Questo perché questi pesciolini che hanno un bocca molto delicata, andare a montare un elastico grosso, troppo teso. Infatti, prima avevo l'elastico che rimaneva molto fuori, sono andato a regolare la tensione delle lati, brutalmente lasciato molto teso, appena sono andato a regolare la tensione e ho cercato sempre di lasciarlo molto teso, così quando si viene dietro con la canna questo permette che non si sgarrano e si inflamano molto meno. Sì, hai un ammortizzatore. Se invece andiamo ad usare un elastico troppo no, penso che non, magari sento un po' basso, sento un po' la, purtroppo, ripeto, mi ha messo anche un po' il botto, ma qua il vento è un pochino eccessivo, gli do anche una pettinata per dare un arratto qua. Però dai, hai un buon ritmo però. Allora, l'acqua è andata alla lenta, quindi sempre pescando un po' più pesantino, praticamente adesso vado a calare la lenza direttamente sulla pasturazione. Ho già rialimentato un'altra volta. Hai già ripasturato? Ripasturato, sempre buttando una pallina di terra con dentro swill e una pallina piccolina di pastura con un po' di sempre rock caster e due raparini morti. Non altre esche. Secondo me questi pesciolini, due caster e due raparini morti, non infastidiscono, mentre buttare dei giganti grossi morti magari li manda via. Sì, magari li così li tieni sempre in attività. Sì, stiamo qua un po' che vediamo che ritmo hai. Oh, il sole comincia a scaldare però, ci vuole quasi quasi il cappellino adesso. Sto calando la lenza nel subito nella zona posteriore. Okay.
vai proprio sopra la zona pasturata. Guarda, guarda, beh, dai. Oh. Direi non male a vedere così, eh. È chiaro che non è proprio, anche se siete venuti in tanti oggi, non è una situazione proprio gara, però insomma, un po' di casino è stato fatto. Pescando così poco appoggiato, praticamente si riesce a sbagliare meno mangiate possibile e a prenderle proprio nel labbro. Cosa molto importante è cercare di calare la lenza in un modo abbastanza lento. Metti giù, lo segui e poi ti fermi fino a appoggiarlo. Esatto. Per aiutarmi a tenere la posizionata. Ho lasciato anche un po' di filo tra cima e galleggiante per aiutarmi a non del vento sul galleggiante. Ok. Arca, andata, brava. Ecco, sì o no è andata, vabbè, oh. Basta che non lo fai in gara. Porca, cambiamo. Andiamo a pasturare. Ah, vai a pasturare, stavo cambiando. Molto bagnata, adesso vederla è un casino. Non è facile, però una. Poi sono andato a mettere due fili qui e faccio una pallina piccola di pastura. Non la pressi troppo, no, la pastura lavoro un po', la lavoro un po', visto che anche la presenza delle esche all'interno della pastura tende a farla aprire di più. Apriamo così magari finale di essere di sole. Da riferimento, ah già che c'hai là, guarda là che c'hai la ramaglia. Luciano Gallista ti saluta. Ciao Luciano. Dice basta bigatto. L'altra sera voleva farmi vedere, prendeva una carpa col pane. Ma non la prendo. Aia. Vabbè, prossima sera. Facciamo buttarci da conto. Ah, giù, ecco, vedi, bravo. Che adesso ormai ci siamo, eh. Bene, bravo, sembra che sei capace ogni tanto, sembra che sei capace ogni tanto, perché ti butti la testa adesso, porca, stai andando quasi sul bravo adesso. Suggerisce breme focaccia, beh, slurp però. Senti che silenzio, che impegno. L'hanno presa veramente sul serio. Porca miseria. Quando ci sono quasi l'opportunità. Pensavo di parlare con te. No, vai, parla in teoria.
teoria se urli un po' di più, sì. Stavo dicendo, quando si ha il fuel in esca principale con questi pesciolini, il verde vale. Cioè, intendo, cioè, se c'è questi pesciolini là, non penso neanche mai di innescare. Ho visto di là che provano col morto, però effettivamente però okay. Stanno provando quella d'Italia, un pochino di più d'Italia c'era, infatti. Quindi da una parte tu vai velocità e quantità, dall'altra qualità. Porca, no, hai fatto, madonna, io manco l'ho visto scendere. No, il galleggiante sei proprio fermato. Questo è vero, però, Lucia. Piano, Marco, che sei delicato. È vero, questo ha ragione, che sei delicato. Piano con gli sforzi, eh. Giuseppe Alfano dice macchina da pesci. Ma adesso possiamo dire che ha ragione, perché stai... Questi sono tutti amici. È ovvio che hai pagato per vedere la diretta e commentare positivamente. Ho pagato un caffè a tutti per fermarmi. Cacchio, si fanno pagare poco, però. Prossima volta dovete aumentare... Brioche. Ecco, beh, sì, almeno, dai. Prossimi commenti positivi, brioche. Non di tutti, perché sennò qua è... Perché siete tanti. Ridendo e scherzando, abbiamo già fatto 53 minuti, eh. Ridendo e scherzando. Adesso ritorniamo un attimo a fare l'ultima carrellata in giù e poi facciamo. Andiamo in pronostico invece, poi andiamo subito ad alimentare. Dai, vediamo, stiamo qua un pochino. Qualcuno suggerisce di provare con la veletta. Ho perso. Ah, eccolo lì che è ritornato, Simone. Oh, com'è che? Sono calati? Stai preoccupando? Esatto, che infatti mi sembrava strano che hai perso il ritmo. Eri leggermente più spostato a destra, fuori dalla pallina e non mangio. Sta proprio sulla palla. Dicevamo prima fuori diretta che ci sono anche carassi. O addirittura, proprio così violento. Oh, dai, guadinala, ti prego. Guardalo qua. Minchio. Era un gattino. Questi come sono infami proprio. Mi hanno devastato le mani. Eccolo lì, micchio, sì, perché sennò si può buttare nella nassa subito. Però sei stato molto bravo, hai preparato 200 punte e poi ne, usiamo e poi ne usi una, bravo. Perché oggi l'acqua è molto lenta e poi il vento va controcorrente, rallenta ancora di più l'azione di pesca galleggiante. In queste situazioni qua si fa fatica a capire la reale velocità dell'acqua. Porca, c'è Gianpaolo che dice: vedi che il Milan non ha ancora vinto, ma tu sì, occhio perché è in tensione, Marco, per il Milan, eh? È molto in tensione. State buoni, perché secondo me si chiama il signor Prescelli. Esatto, ma lui è un interista, vuole quindi interista milanista, ma ho capito. C'è un po' di gufata qua. Anche lo vedo già in ansia che... Ecco, vedi. Ma hai detto faccio uno, poi pasturo. Ti hanno parlato del Milan, sei andato in panico. Tanto ogni tanto di là salta. Non capisco se sono cefali.
Allora, sei fermato? Mi deludi? Così? Dai. Stanno già pensando al fritto di Daniel. Dai, mettiti a posto e fai vedere che ti metti sopra bene preciso. Tac. Quando sei preciso preciso, incredibile, però basta così, eri fuori neanche 10 centimetri di più. Sono io che vedo male dallo schermo. Così adesso ti metto sullo schermo. Basta, vento. Qua serve una pasturata. Qua urge una pasturata. Qua urge una pasturata. Vediamo se è vero. Tac. Qua ci urge una pasturatina. Intanto la presidente credo che ti ha vedere cosa combinano, se hanno cambiato qualcosa. Qua ho visto uscire un po' più d'Italia, vado a vedere se è stato cambiato qualcosa qua. Abbiamo cambiato qualcosa o siamo sempre lo stesso assetto? Sempre stesso assetto. Va, mi sa che qui invece ci teniamo per tutta la mattina. Ho già prenotato il figlio. Subito domani mattina seduta. Seduta fisioterapista. Ma mi sa anche Marco però, Beh, almeno un po' di difficoltà. Telefono, allora vado di là così almeno. Allarme di casa. Allarme. Anche qui ho visto che una buona taglia. Ecco. Ah, momento, momento, qua vediamo. Ecco, sì, hai una... Che è caduto? Ecco, pensavo di vedere mai. Ah, il bacinellino. Sì, qui abbiamo cambiato un po' l'approccio. Sono leggermente lasciando in base a come tiri il vento, ma le trovo andando alle piedi. Al contrario. Dal video voi vedete la corrente, diciamo che va a destra, in realtà a sinistra, dovrebbe andare a sinistra, dovrebbe. Sì, di là e intanto tira di qua. Quelli diversi, sarà un bel 2,5 grammi. O si
già dicevano che domani fisioterapista. Sono io la presenza che senti. Sono io la presenza che senti. Allora, sono calate un po' di là, stavo facendo un po' più di taglia. Abbiamo già fatto 1 ora e 2 minuti, signor Frigerio. Che passa il tempo. Speriamo di aver dato un bel po' di dettagli a chi dovrà fare la gara. Continuiamo, faremo un po' di foto. La diretta. Adesso proviamo a fare diretta, riusciamo. Mi fai il pesce d'Italia? Lo dichiari? Marco, sei meglio di Raffaele Ao. Ce l'hanno con te oggi, con il Milan. Vabbè, ma possiamo dire che siamo anche noi, tanto io non seguo il calcio. Ma hai già vinto, dai, già in cassaforte. Ti sei emozionato così? No, sono agitato. Sei agitato? Non è già in cassaforte? No. Porca. Scusa, ma dato che io non lo so, con chi gioca il Milan l'ultima? Non lo so neanche io. Ah, e l'Inter? Non lo sai neanche te? No, non lo so. Non lo vuoi sapere? La domenica 18 non lo voglio sapere. Sorpresa. Bloccatine. Là. Ti ha lasciato il marchio di fabbrica, guarda, bella sbavata, una mucata lì. Furca, cambiamo, signori, non andate via, cambiamo. Cosa cambiamo? Un po' più pesante. Mizga, con la vela? No? Niente vela? Ah, no, mi prendi un galleggiante però da... 2 grammi. Adesso controllo che dal segnalino che mi ho attaccato. Sì, che occhio che hai. Poi non mi ricordo questo qua quanto ero appoggiato. Quindi si prova al fondo. Bacinellina, quantità di fluido adesso è un po' più
serrare un po' di più la palla. Faccio saltare. Quindi fai in modo che si apra un po' più lentamente. Non si può vedere la terra, si diventa rumorosa. Io la faccio sempre a parte quando mi vengono questi schizzi. Proviti di stacco. Se per caso sbaglio puoi buttar via, rifare. Se vado a intervenire non puoi più recuperarla, non puoi più modificarla. Vado a stringere un po' di più la palla, così la palla tenderà a sciogliersi un po' più lentamente. Due palette, faccio due boccettine, provo a non buttare la pastura, a vedere se arrivano solo dei pesciolini piccoli o magari qualche pesce un pochino più di taglia. Sì, puntiamo più sull'esca che sulla pastura. Oggi fate un po' di palestra gratuita. Quindi abbiamo, ricapitolando, messo la pasturina un po' più dura per fare la terra un po' più dura, sì, c'hai ragione, e hai aumentato il peso del galleggiante con un appoggio maggiore di metri. L'amo si con un piuttosto piccolo, andiamo a fare magari un innesco misto questa volta. Fai la polpettina, guarda lì. Andiamo, mi sa che non si vede neanche, perché purtroppo da qui non è che puoi. Prendiamo un pinchino morto e mettiamo un verde vaso e via. Sì, dai. Ci siamo, tanto l'hai spiegato. Il problema è che della diretta poi non è proprio HD allo stato estremo, perché dipende da come prende, però ci siamo capiti. Va, vediamo cosa hai combini così. Faccio il solito buffo qua dietro. Vediamo un po'. Siamo. Eccola lì. Data? Va bene, dai. Cose da non fare in gara. Ecco, anche queste cose da non. Dovremmo fare una parodia. Cose da non fare in gara. Parodia. Galleggiante, sì. Non più appoggiato, visto che c'è questo vento che mi continua a spostare la lenza dalla zona quadrata, e provo a tenere la lenza bene. I fisioterapisti sembra che faranno soldi domani, eh. Sì, parlano tutti di fisioterapisti. Domani. Ecco, la fisioterapia potrebbe essere interessante. Abbiamo sbagliato la mangiata, provo a ricalare visto che c'è un innesco misto. Ecco, guarda, no, sì. Forse un po' più di taglia. L'hai azzeccata forse? No, perché prima facevi così ed era un gatto da...
meno un grammo. Vediamo. E invece è bravo il Marco. E stavolta, guarda lì. Infatti, ma bisogna vedere se confermi. Se cosa ho una botta di fuoco. Beh, vanno bene anche quelle. Però se confermi vuol dire che hai azzeccato. Questa è bella. Fatto? Sì. Perché sono bene. No, beh, però rispetto a. Un po' più in Italia rispetto a quello di prima. Vediamo se riconfermi. Ci ha omaggiato. Mi hai emozionato in questo momento. Sei sicura? Sicuro? Proviamo. Decaliamo subito. Dirà qualcuno ai box. Proponiamo questo innesco misto. Morto, chierino, più. Tac. Verde vasto. E mi ha emozionato, ho sbagliato a innescarlo. No. Vediamo se confermiamo la regola. Se poi fai scoprire l'arcano, qua bisogna fare, metti l'Iban, bonifico. No spritz. Dai, vediamo. Diciamo che questa qua è meno di quella di prima, ma rispetto alle prime, pesciolino, beh dai, però rispetto alle prime che tiravi fuori, pinchino verde vasto. Oh, però non sta guardando la diretta, sennò se andrebbe sotto. Bravo, dai. Teniamo le ultime azioni, poi ripetiamo che rimane, visto che ci avete, non togliamo mai le dirette, quindi le potete vedere dopo, tanto rimarrà in alto, visto che c'era già gente, però dai, quando andranno in pausa potranno guardare, che volevamo farla in pausa, poi ci stanno guardando, quindi devono andare via, abbiamo anticipato. Dopo ci rivediamo. Possiamo fare così, un taglio, possiamo fare un lancio diretto, vediamo un po'. Senti, fagiano? Questa volta fregato. Questo via, cambio. Andiamo a controllare l'erba. Stavolta mi sa che pulita. Pulito. È rimasto solo il pinchino. Pulito. Andiamo a vedere innescare qualcosa di più grosso. Ah giusto, Simone magari entra adesso, che elastico hai, dice, che l'hai detto prima, ma ripeti. Ah, ho un 1 e 2 ibrido. 1 e 2 ibrido. Ho cercato di non tirarlo piuttosto morbido, insomma. Poi tirato. Posso usare anche altri tipi di elastici. Cavolo, che mi è arrivata una spolverata negli occhi, non ci vedo più. Qua
hai tirato? È perché io non vedo, sto guardando un po' là, un po' qua, non vedo. Bene, allora direi che ricordiamo, adesso devo andare a memoria, ovviamente non ho studiato, non lo so, che dovremmo essere in diretta con Matteo i giovedì, che andranno sul Ticino, come vedete la grafica, che faranno lo scarroccio, scarrocciando sul Ticino. Poi vedremo di inserire per la prossima settimana altre direttine, se riusciamo. Io vado subito a ripasturare. Tu vai subito a ripasturare. Appena passi, guardate, c'è Giorgio con il canna. Porca! Giorgio, non mi chiami? Cioè, guarda, si dicono però non va bene così, eh. Niente, arca, carpetta, carpotta. Però speriamo di non portare sfortuna. Mi gioca il jolly alla fine della diretta, bravo. Ma 09 stai pescando. Beh, non l'ho vista da qua presso. È bello. Adesso non vedo bene perché devo guardare dove è il quadro. È un gatto! È un gattino! Oh, la chiudiamo così, ma che bravo! Ma che bravo! Bel gattino! Bel micio! Sì. Eccolo, e cosa hai preso di altro bello, hai detto? Una Brenda, un 6. Beh, dai! No, va bene, va bene. Allora, la chiudiamo così, andiamo, salutiamo qui, guardate, faccio così. Bello! Carrellata! Oh! Rio, guarda, Marco mi chiude con una cattura. Quindi faccio una carrellata dall'alto. Oh, si vede la vincita dell'ultima gara, perché ha fatto un bel gatto, una bella Brem. E Juventino. Arca! Allora, le lascio... Sempre favoritismi arbitrali. C'è l'arbitro che dice che favorisce lì. Arca. Facciamo così, che chiuda lei, dai. Vabbè, salutiamo tutti. Noi intanto continuiamo a pescare. Che brutta cosa, eh. Sei una brutta persona a dir così per la gente che lavora. Hai ragione. Sai che sei una brutta persona. Poi vediamo, dai, dopo se... Dopo magari vediamo... Di fare una chiusura, se riusciamo. Volete, facciamo vedere cosa abbiamo preso. Dai. Ringraziamo... La FIPSAS, il presidente, FIPSAS, tutti quelli che sono venuti con... l'opportunità di farci questa pescata in compagnia. Esatto. E tutti... giovani baldi che sono venuti a farsi una pescata. Tanti oggi, ringraziamo tutti. Ci vediamo dopo, se no facciamo un po' di foto, dai, le mettiamo sul posto, vediamo un attimo. Perché mi sa che poi avranno tanta fame qua, visto il vento, lo sforzo. Sì, dai. Vedremo che Salame Mantovano ci aspetta. No, salutiamo tutti, grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima. Oh, ricordo io, giovedì. Saluti.